sue vacanze sono sempre state fatte dove c'era possibilità di pescare, perché papà mi aveva insegnato a pescare e quello che ti insegna tuo padre è Ti una cosa che ti rimane viene bene. dentro, è una cosa buona. Ho cominciato a 3 anni a pescare, per cui pensavo che la caccia era una cosa cattiva, invece la pesca era Una cosa buona. buona. E invece purtroppo anche la pesca fa del male agli animali. Uno dei problemi che ha allontanato e ha un po' frenato la gente dal concetto vegano è proprio un certo tipo di irruenza nel dichiarare le proprie Proporre. idee, nel proporre le proprie idee, anche una forma di integralismo, no? Nessuno forse ha la vera verità in tasca su quello che dobbiamo fare per star bene, per far star bene l'ambiente. Non si può imporre un proprio pensiero. Noi diamo dei suggerimenti. Il libro, hai visto, parla di salute, parla di animali, inquinamento atmosferico, parla dei quattro veleni bianchi, sale, zucchero, farina e latte, parla di come rallentare le lancette dell'orologio della nostra vita per stare un pochino meglio, parla di tante cose, perché è un libro gentile, mi fa piacere che tu l'abbia chiamato così, che vuole tracciare un ponte ideale tra chi la pensa come noi e chi non la pensa come noi. Quando saremo 9-10 miliardi, e questo succederà nell'arco di 20 anni, è possibile che la Terra riesca a sostenere la produzione di tanta carne e di tanto prodotto animale per mantenere queste persone? Facciamo collassare la Terra. 1.300 tonnellate di antibiotici ogni anno vengono dati agli animali allevati in Italia. Il 90% della pasta che viene fatta in Italia viene fatta con questo grano creso, che è arrivato nel 74 in Italia senza dirette sua. È un grano geneticamente modificato. Allora io, in maniera così quasi di racconto, cercando di non essere mai troppo aggressivo, l'ho scritto 3 volte il libro perché ero partito molto più pesante, Irruento. però ho detto, allora, che mi faccio dei nemici? Infatti c'è un paio di capitoli proprio elevati. Avevo scritto un capitolo sulla Monsanto, che adesso è stata acquistata dalla Bayer, che se lo pubblicavo veramente avrei avuto qualche problema. Però d'altronde loro sono i proprietari del 30% di tutte le sementi del mondo che producono, modificano e poi chi usa le sue sementi, oltre a mangiare una cosa geneticamente modificata, è costretto a usare i loro pesticidi, È tutta una è catena. una catena mostruosa, capisci? Allora, è ovvio che poi noi vegani, per quanto gentili Diciamo, possiamo la rabbia ti essere, ti viene viene un po' per la rabbia. forza. Loro vanno anche nei ristoranti apposta, Non oltre vegani, eh? infatti a proporre, oltre al libro, ciò che Chiara ha proposto nelle ricette per far provare direttamente cosa vuol dire mangiare vegano, che Certo. vuol dire mangiare anche bene, mangiare cose allegre, non si pensa alla cucina triste, è una cosa No, molto, un'idea molto assolutamente. buona, molto. Possiamo dire che ti ha anche salvato la vita essere vegano quando sei stato Sì, male? possiamo dirlo per forza, perché è vero. Io 2 anni e mezzo fa ho avuto una dissecazione aortica, che è una cosa. Io avevo un aneurisma ereditario nell'aorta ascendente che a un certo punto si è sfaldata. Ed è una cosa dalla quale, insomma, ne escono, quando va bene, 3 su 100. E io sono Tu arrivato sei in una. oletre? Sì, io sono arrivato in ospedale e questo medico, questo professore straordinario, Ruggero De Paulis, che mi ha operato, siamo diventati amici, siamo andati a cena un anno fa, mi ha detto che mi sono salvato la vita perché ero vegano. Perché? Sì, lui ha fatto un bell'intervento, poteva prendersi tutti i meriti perché ha fatto un controllo anche la settimana scorsa, tutto Ma le tue perfetto. venere pulite. Erano pulite come. Un libro importante, quindi mi raccomando, quindi sano, vegano, È un italiano. libro importante anche perché l'abbiamo fatto insieme. Siamo E dati i compiti all'inizio, divisi i ruoli, e poi ci agli siamo ritrovati alla spettacoli, fine vero? a unire il materiale. Bene, grazie di essere stati Grazie con noi. a te. Io saluto e ringrazio tutti gli amici che ci seguono dal web, da donningabba.com e i telespettatori di GRP.